Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del TG Forense. Quello che state per vedere è un confronto svolto in data 19 giugno 2023 tra Simone Crudo e Domingo Poliandri. L'ultimo confronto che hanno fatto prima della loro divisione, difatti gli atti che vedrete sono stati girati prima del caso di Gaetano, che è stato il caso della puntata numero 1 di questo telegiornale. Il pretesto di quel dibattito è abbastanza strano e ora ve lo voglio raccontare. Qualche giorno prima chiesi a Simone Crudo e Domingo Poliandri se fossero disponibili ad un confronto dal vivo da pubblicare poi online per quanto riguarda la questione successa un anno prima sulla Skills Italia. Per chi si fosse perso quegli avvenimenti consiglio di rifarsi uno storico e vi aiuterò mettendovi in questo video, nel primo commento e anche in descrizione, i link ai video di riferimento dove si parlerà di quella questione. Difatti il confronto che state per vedere aveva negli intenti quello di chiarire agli spettatori che l'anno scorso assistettero a un feroce scontro che riguarda me, Simone Crudo e anche Domingo Poliandri, il video purtroppo non è andato come avrei sperato, ovvero il confronto ha dirottato i suoi intenti su altri campi. Ci sono state numerose interruzioni e divagazioni che hanno virato il tema centrale del video su questioni private tra Domingo Poliandri e Simone Crudo. Mi prendo una parte di colpa in quanto ho contribuito talvolta alla divagazione, quindi sono qui per scusarmi perché quello a cui assisterete sarà un dibattito che è molto più affine al trash talk, anche di intrattenimento, ripeto, però nulla di serioso. Noi ragazzi ci vediamo in una nuova puntata del TG Forense, vi lascio al dibattito, ciao! Ciao ragazzi, eccoci qua dopo un anno a parlare ancora del... Oh, ma... No, scusa. Ma ci saranno censure in questo video, cioè a favore di Domingo, quello dirà le cazzate. Oh. Non credo. No, tanto lo taglio io il video, quindi non taglio niente. Non taglio, ok. Non può tagliarlo. A meno che non mi sgancia la mazzetta sotto banco. No, allora. No. Un anno io fa... sono sempre qua a parlare comunque dopo gli eventi, due giorni che ho parlato, scusate che ho la bottiglia. Non fai parlare quindi... di commenti che sono ancora disattivati. Però fatemi fare sta cazzo di intro. Un anno fa successe un grave fatto alla Skills Italia, insomma scoppio un dibattito molto grosso, ci sono tutti i video online, quindi per chi non ha visto la storia l'andasse a vedere, perché questo diciamo è un confronto, si spera più pacifico di quello avvenuto un anno fa. Qua c'è il video dietro che io feci, ok, anche ho messo la stessa maglia a tema. Dunque successero dei fatti abbastanza spiacevoli, io me ne lamentai in un video. Ma l'hai pagato premium? Ma Domingo, come cazzo facciamo a fare il video se interrompi? Ma c'è, non hai pagato premium? Ma no, non lo pago sto cazzo di premium. Io ragazzi per adesso sto zitto per rispetto, tutto qua. Io vedo che comunque Christian ha un canale che non ha premium e devo vedere la pubblicità. Ma vuoi mettere il tuo? Mettiamo col tuo? No, io non ti lascio i miei dati, vabbè vai avanti dai. Ma quali i tuoi dati? Devi collegarlo col wifi. Io non mi fido. Ma vabbè. Cioè ragazzi, 5 minuti per fare un intro pazzesco. Vai. A distanza di un anno siamo qua a parlarne per risolvere, questa è una cosa che io volevo fare, per risolvere anche davanti a voi, perché molti si sono chiesti, no ma scusami, un anno fa eravate in stralitigio, tutto tu e Simone, perché tra me e Simone è scoppiata una lite abbastanza accesa. Non ci siamo parlati per mesi. Per sei mesi. E poi abbiamo chiarito in privato, ok? Sì. Già ormai da qualche mese abbiamo deciso. Ti chiedi in privato perché io ci parlai su Instagram per due giorni. Ci arriviamo a tutti. Si vuole già appropriare di qualcosa non suo, okay. Poi lo vediamo. Iniziativa è mia iniziativa. Lo vediamo anche questo, lo vediamo. Perché tutto deriva da Domingo. Domingo deriva da me alla fine. Mettiamo i puntini sulle i, perché mi sono anche rotto le scatole di questa cosa. In questo paragrafo sono state dette alcune cose che non avrete capito in quanto non sono state approfondite. Quando Domingo fa riferimento al fatto che io e Simone abbiamo fatto pace per merito suo, si riferisce a dei fatti avvenuti in privato. Infatti nel periodo tra me e Simone di litigio, quando non ci stavamo più sentendo, Simone e Domingo messaggiavano in privato e la conversazione verteva sui fatti della Skills Italia. Domingo diceva a Simone d'aver sbagliato e di fare pace con me, quindi sostiene che il legame che poi si è ricongiunto tra me e Simone sia dovuto anche per merito suo. Quando invece Simone fa riferimento al fatto che abbia creato il personaggio di Domingo, si riferisce a dei fatti che probabilmente ricordate, ovvero delle live di Simone, dove il tema era il calisthenics, quando Domingo subentrò nell'ambito del calisthenics per dei mezzi abbastanza simpatici. Difatti il primo contatto che noi abbiamo avuto insieme a Domingo fu sotto ad un video del canale di Franco, noto membro del mio canale. Commentò un suo video, Simone lo vide e contattò Domingo per farci un saluto insieme, in quanto conobbe il suo canale proprio da quel commento. Quindi Simone in questo caso sostiene di aver creato il personaggio di Domingo, perché poi da lì si creò tutto il filone con i calistenici che già conosciamo.
Ma è un confronto fra me e Domingo, parliamo della Skills Italia. No, sennò... dobbiamo confrontarci su sta cazzo di Skills Italia. Okay, su cosa è successo? Perché loro non sanno come abbia risolto. Quindi io rispetto i tempi, però se Domingo continua a interrompere, davvero, cioè. Non so. Io rispetto, sono arrivato dopo due giorni, ripeto, distrutto, però chiedo anche al signore di là dell'estrema parte, vabbè, non facciamo politica. Tra l'altro che però... questo confronto andava fatto nello stesso luogo dove è avvenuto il delitto, ma Simone dice che oggi c'erano gli orfanelli che hanno occupato tutto. Cioè, ma pensate un po', ci sono i bambini, ci sono i bambini che vedono mangiafuoco, mangiafuoco che arriva in un luogo per tempo, poi chiederanno chi era quell'omone, io faccio arrivare. E questo è in linea. Ma allucinante. Opportunista, affarista, quale lui è? Affarista, quello che non vuole fare le gare perché deve mettere brand che collaborano con lui. La competizione a cui fa riferimento Simone è la Domingo Cup, che forse conoscete col nome di Military Cup. Ho assistito alla sua creazione e idealizzazione che è avvenuta nel campo di Cantù a Snago. Mi recai un mattino insieme a Domingo da Simone per parlare di questioni private. I due iniziarono a pensare che è da 50 anni che non si svolge una competizione di Military Press, che è un movimento molto allenato nel nostro settore, e di quanto sarebbe bello creare una competizione a tema. Iniziarono i due a impostare una sorta di planning su come poter organizzare una ideale competizione qualora si verificasse, e i due rimasero concordi che si sarebbe fatta. Di lì a pochi giorni, in un gruppo WhatsApp privato che forse conoscete col nome dei Cavalieri, che attualmente è stato chiuso e abbandonato da tutti i membri, i due iniziarono a discutere e litigare sul come sarebbe dovuta svolgersi nel pratico la competizione. Ci furono dei conflitti sul questione attrezzatura, in quanto Simone avrebbe voluto usare la sua attrezzatura del suo brand e Domingo non avrebbe accettato, in quanto avrebbe voluto farla con quello del suo brand sponsor, ovvero Power Gear. Successivamente Domingo, condividendo una storia di Simone dove si parlava di questa competizione che ancora non era stata organizzata, lo contattò un altro organizzatore che gli fece una proposta che Domingo accettò. La proposta dell'altro organizzatore, che è Hideki De Patto, è la gara che conoscete oggi, che si svolgerà il 16 luglio nella palestra Iron Fit di Monza. La competizione originariamente doveva essere nominata, per scelta di Simone e di Domingo, Domingo Cup. Successivamente venne cambiata in Military Cup. Alla Skills Italia, io dico, a mio avviso c'è stata un'ingiustizia. Tu confermi, Simone, questa cosa? Assolutamente. E poi lo approfondiamo. Io seguo il tuo filo, sennò se devo parlare, okay, ditemi. Adesso, per far capire agli spettatori, perché tu te la presi con me dopo il mio video di denuncia, possiamo chiamare? Te la prendesti con me dopo il mio video? No, che professore di italiano è diventato. Perché sta bruciando la libreria di Alessandria. Parliamo in inglese allora, vuoi parlare in inglese? No, non lo so, ragazzi. Già bruciato. No, ma Domingo che scrive lui la storia, quindi nella storia di Domingo esiste anche la libreria di Alessandria, anzi Alessandria la comandava Domingo, il faraone, chi era? Era Domingo I, Domingo I derivante dai Normanni che arrivarono dopo, ma nella storia di Domingo erano anche prima. Sì, sicuramente ci sarà. E allora è quella la famosa. La famosa biblioteca domingoloide proprio. Dai. Quindi rispondi. Vabbè, comunque perché tu, Simone, te la prendesti per quel video? Cioè, va bene il verbo utilizzato per il signor Domingo? Però non divaghiamo sulle... No, va bene, dai, accettiamo il verbo. Per non essere maleducato. Come mai ci fu quella live da parte tua molto, insomma, dove cercasti di sminuire ciò che... Allora, la live che tra l'altro sta scorrendo anche qua dietro. Allora, andiamo... Questo è il mio video. Live, il suo video. Questo è il mio no, video. No, la live, aspetta. Ragazzi, però io... ve l'ho detto, arrivo da due giorni, sono stanco, se faccio degli errori di video non facciamo, mettiamo i puntini sulle i, certo, perché certo. Cioè, adesso mi sembra esagerato. Qua c'è un video, io ai tempi, ricostruiamo tutta la vicenda come si deve. Forense fece un video alla Skills Italia, tu metti, correggimi se sbaglio quando magari dico delle cose, fece un video alla Skills Italia dove denunciò un fatto che fu l'aggressione. No. Primariamente le categorie peso, okay. In realtà, in ordine cronologico proprio, raccontai i fatti. Ok, le categorie peso, che allora partiamo dall'inizio. Fecimo dei video, delle live, dei salotti di Simone, dove parlammo ai tempi anche con, ad esempio, con Barningate, con altre aziende, dell'introduzione della categoria peso. Quindi ci sono già sulle Skills. Forense è stato sempre un promotore, Andrea Mantello era un promotore, quindi i due andavano d'accordo sulle categorie peso. Manuel Caruso era il demone che non voleva le categorie peso, abbiamo disquisito tante volte. No, aspetta, per dare tutto alla teoria, okay, perché qua abbiamo un ignorante del calisthenics, abbiamo un ignorante del calisthenics che vuole semplicemente prendersi meriti facendo foto, no? Io lo vedevo. Ah, guarda, mi chiedono adesso Domingo. No.
tu vuoi foto sempre come se sei un personaggio importante e non conosci la storia. Ma che c'è? Te la spiego in un minuto. Lui ma posso spiegare la storia del calisthenics? Posso? C'entro con le foto. C'entra perché tu ti vuoi appropriare di ogni cosa. Cosa dici? Ma è quello che sto dicendo. Sto dicendo la storia, il cappello introduttivo. Gengis Khan. Peggio. Gengis almeno ragionava e lasciava comandare chi era capace. Non andava a demonizzare tutti quanti, uccidendo, mettendo capi propri. Cosa c'entra con la Skills Italia, però? Gengis Khan l'hai convocato qui. Non è Gengis Khan, scusa, è il Khan precedente a Gengis, quello che voleva uccidere Gengis quando scappò nei monti in Mongolia. La domanda che ho fatto a Simone riguarda la sua reazione avuta ad una live di risposta fatta al mio video che denuncia i fatti accaduti alla Skills Italia. Incomincia così una sua risposta che, per contestualizzarla, riparte da eventi accaduti molto prima della Skills Italia, che a mio avviso non erano inerenti. Così, dopo averglielo fatto presente, mi risponde che, siccome è presente un ignorante del calisthenics come Domingo, il riferimento alle foto che Domingo avrebbe fatto in una gara di Simone probabilmente si riferisce ai fatti accaduti alla Strength War, gara organizzata da Simone, dove Domingo è stato presente in qualità di spettatore, invitato da Simone, e alcuni fan di Domingo gli hanno chiesto una foto. Ciò che avviene poco dopo è un parallelismo tra Domingo Poliandri ed il noto conquistatore Gengis Khan. Mi ha detto che non ci sono tagli, eh? No, non facciamo tagli. No, ma ci saranno per forza dei tagli, perché... si divertiranno a vedere che io ti interrompo, perché sennò qua... No, ma più che altro, chi se ne frega di tutto? Cioè, il punto della questione... Ma lo guardano i domingoloidi che dicono, ah, non hanno alzato il bilanciere. Ma arriviamo al punto. Stai scaricando la colpa, ma... No. A colui che mi aveva detto lascia perdere le categorie peso. Grazie al cazzo, ma non gli conviene. Vabbè, ma la sta gara di categorie peso. Perché non gli conviene? Va che lui vince anche contro quelli pesanti, eh. Vedi che non conosce. Come faccio a non spiegare? Ma chi se ne... Ma no, il punto è che questa gara poi c'è stata. Categorie peso. Ok. E non sono state rispettate le categorie peso. Cioè, ok. Non sono state attuate bene. Ovvero la gente saliva sulla bilancia insieme a Scarpe. Quando. Spieghiamola bene com'è andata, però. La mattina pesarmi, non mi hanno fatto togliere, io me le stavo togliendo arrivando da un pregresso di arti marziali che devi pesare io con il trampo nudo. Mi sono tolto le scarpe e mi ha detto no, tienile, perché abbiamo pesato tutti già con le scarpe. E io già lì per lì gli ho detto ma scusa, come fa a essere veritiero il peso? Ad ogni modo mi sono pesato, ho fatto il set. Successivamente sono andato a lamentarmi con chi di dovere, ovvero gli organizzatori, Simone. No, a mezzogiorno mi hai detto a me. Quando me l'hai detto a me? Con te? Io cosa ho fatto? Ricordiamo che è arrivato anche tardi lui, eh. Io cosa ho fatto? Ricordiamo. No, ma non stiamo parlando di Forense che è arrivato tardi. Sì, ma c'è anche una motivazione, perché ho ospitato due atleti dall'estero e loro hanno arrivato tardi. Sono arrivato, hanno fatto comunque gareggiare, quindi avevi già fuori, eri già fuori. E quindi hanno già sbagliato loro. Certo. Perché avrebbero dovuto squalificarmi. Quindi vabbè, una gara pasticciata. Bravo, ricordiamo. Ad ogni modo No, attenzione, il discorso dell'orario, no, Forense si è presentato 10 minuti prima dall'inizio. Infatti l'abbiamo cazziato, l'abbiamo chiamato. 10 minuti, doveva gareggiare alle 10. Sì, sono arrivato. È arrivato alle 10:10. Si poteva. Sono arrivato al limite proprio. Ma non c'è un problema, sì. Non c'è un problema. Tu hai tirato fuori la presenza di Forense che è arrivato tardi sulla professionalità. Il discorso era diverso. Il discorso era Forense, non puoi parlare di serietà quando tu stesso ai tempi non eri stato il primo a essere serio. Questo era il discorso. Perché non sei stato serio? Perché un atleta si presenta quando organizza Simone Crudo le gare, anche qui ci tengo a dirlo. Le gare sono serie. Status, che eravamo stati da loro in Grecia. Se tu atleti non puoi arrivare tardi. Non seguire, ospitare. Quello che sia, non puoi, cioè, tu ma non sono arrivato tardi. Vabbè, ma comunque doveva presentarsi. Non sono arrivato tardi, sono arrivato in orario. No, aspetta. In orario, perché non era una gara organizzata da Simone, ma era una gara in collaborazione. Mi pare, giusto? Non c'era. Non era organizzata da Simone. Questa gara è avvenuta, ok? Sì, no, però era un cavillo giusto, quello del mangiafuoco che sottolineava. Santo di paese, poi fa anche venire. Sì, ma sarebbe un aggravante se non mi. Cioè, non è che io sono andato lì a corrompere, è un aggravante, mi doveva squalificare. Ma come cazzo ti pare? Non era da squalificare, perché nelle gare serie che organizziamo c'è il regolamento. Ad esempio, se prendiamo in ipotesi altre gare, di cui non faccio il nome per non favoreggiare qua mangiafuoco, ecco, che potrebbe anche, se no tiriamo fuori il foglietto delle querele come al solito. Di cui Domingo è tipo l'acqua santa, così. Collezione di file, però. Sì, però ragazzi, stiamo veramente divagando. Parliamo di sta Skills Italia, per favore. Allora, Skills Italia ha ragione, però, che tu a una delle mie gare dove Simone Crudo mette il regolamento insieme al suo staff, Forense non avrebbe potuto partecipare perché c'è un quarto d'ora per fare la pesa. E prima Forense è arrivato 7. Perfetto, perché non era normato in quella gara. E parliamo del punto, quindi. Cioè, io da regolamento. Quindi, la mia incazzatura. Ora, non è dire che c'è stata un'ingiustizia e non è stato rispettato. Ingiustizia nella pesa.
Nella pesa poi, è stata fatta. E poi quando lo feci presente sono stato aggredito. Quindi doppia ingiustizia. Ok, stai ricostruendo il fatto, perfetto. E così è avvenuto cronologicamente, senza mo soffermarci. Io ho parlato con te a mezzogiorno e con lui alle no, 2. C'entra e come. Perché bisogna puntualizzare come è andata la questione. Ci siamo? Vabbè, insomma, il mio punto è: se c'è qualcosa di sbagliato su ciò qua si discuteva della tua professionalità nella presenza, questo che ha sottolineato Domingo. No, la professionalità è nel squalificarmi qualora io avessi violato il regolamento. Altrimenti esatto. La grande è vostra, non mia. No, non mia, ripeto. Scusa, gli organizzatori le tue mantenute. No, io li rappresentavo la gara e ho deciso di collaborare. Era l'influencer della gara. Di collaborare. Poi io parlo di come era venduta. L'idea, io non mi prendo il diritto. No, ferma. Io non mi prendo il diritto di aver inventato la Skills Italia. La Skills Italia, vi ho raccontato la storia da dove deriva. Sì, ma lei è dai salotti, certo. Certo. E vabbè, io ho parlato con gli organizzatori. Scusa, cosa ha fatto Simone quando hai parlato? Cosa ha fatto? Vediamo se la spieghiamo. Hai preso in considerazione ciò che ho detto. E cosa ha fatto? Ci sono anche i video. Mi hai detto. Ok. Preso il microfono. Se così. No, vabbè, non è. Cioè, insomma, abbiamo rifatto la pesa. Esatto. E c'è ristata un'ingiustizia anche alla seconda pesa. Dopo che hai rifatto la pesa, perché quando ci fu la seconda pesa, si verificò il fatto che tanti atleti, perché li hanno pesati in mutande, no, si verificò prima che tantissimi atleti furono fuori effettivamente. E Simone cosa disse, quindi, per risolvere questa cosa? Che cosa avevo detto? Sicuramente non mi ricordo, ma li hai fatti ripesare dopo avrebbe... Esatto, no, chi aspetta. Chi non rientrava in categoria doveva essere squalificato, però c'era gente Allora... Ecco, lui non conosce la storia, quindi questo è vero. E già che paragona uno sport di forza come il powerlifting alle skills, dove è inversamente proporzionale il peso, già non ha capito nulla di come funziona. Lo sbaglio è stato semplicemente quello, come ho detto già in diversi video, di aver pesato coloro che erano stati nominati a fare la pesa, di prenderla così alla leggera. Allora, quando io sono arrivato a sapere questa cosa, ho preso il microfono, no? E ho detto: ragazzi, io mi sono prestato a tutto, però la pesa non va fatta così. E ne abbiamo parlato, abbiamo rifatto la pesa, forense mi ha spiegato questa cosa, eravamo a un tavolo, li ho rimessi in mutande e abbiamo ritestato. Era uscito che qualche atleta effettivamente era fuori categoria. Allora ho detto: ascoltate bene questa cosa, la Skills Italia, bisognava fare un set a testa, passavano in quindi al girone finale, come se ci fosse un girone unico, tutti fanno il set, chi effettivamente è dentro quella categoria va alla semifinale di ciascuna categoria, esempio, meno 65 kg, tu hai fatto il tuo set da 50 punti, pensavi di partecipare alla meno 65, quando ti ho pesato, pesi 66, anche se col punteggio sei arrivato in finale, non potevi entrare, e si vede la live che trovate su Twitch, la trovate, dove faccio questa cosa e la spiego. Purtroppo c'è molta disattenzione, non si capisce. In realtà c'era una pesa iniziale, perché... che era sbagliata, fatta da cani. Vabbè. Ad ogni modo, fatta da cani la pesa iniziale. Okay, però, io mi sono vergognato di dare una collaborazione su una pesa fatta da cani. La pesa non serviva per far accedere al terzo set, serviva per constatare che c'era stata una pesata fatta male all'inizio. Esatto, che è contestata. Ciò che accadde alla pesa è presto detto. In ogni competizione con categorie peso, per constatare che gli atleti rientrino nella loro opportuna categoria, bisogna verificare il peso tramite una pesata. Che ci fu la Skills Italia, ma irregolare, in quanto gli atleti vennero pesati con oggetti, scarpe, vestiti, che vanno a invalidare il peso, in quanto nel calisthenics più si è pesanti, più si è svantaggiati, quindi l'atleta avrà un vantaggio se da un peso minore riesce a rientrare in una categoria con peso maggiore. Ovviamente irregolarità che alla Skills Italia ci fu, che io stesso feci presente e feci rifare una seconda pesata per constatare questa irregolarità, che avvenne dopo il pranzo, quindi con anche un aggravante di peso in aggiunta, che poteva favorire anche gli atleti che illecitamente avevano
hanno potuto gareggiare in una categoria di peso superiore, pur essendo di partenza di un peso inferiore. Successivamente la seconda pesata, che questa volta si svolse in maniera regolare, quindi facendo pesare gli atleti in mutande, si constatò effettivamente che diversi atleti, nonostante avessero anche il pranzo in corpo, avessero gareggiato fuori categoria in quanto pesassero meno della categoria alla quale avevano partecipato. Successivamente la constatazione fatta durante la seconda pesata, si dichiarò una terza pesata che sarebbe avvenuta di lì a poco, che sarebbe stata l'ultima e definitiva pesata, alla quale gli atleti che si sono verificati effettivamente fuori categoria si presentarono bevendo delle bottiglie d'acqua per far sì che rientrassero nel peso corporeo. Il fatto è stato ripreso e documentato nel canale, che trovate nel video che vi lascerò nel primo commento di questo video. Poi c'era caldo, no? Ci faceva caldo. No, caldo no, era ancora un ambiente fresco. Non c'è. Certo, ci deve essere sempre il caldo. Non diventeremo mai dei powerlifter. Non diventeremo mai powerlifter. Mai, mai. E non certo. Ancora controllare il peso e scegliere i collaboratori giusti. Questa è. Non era una mia gara e non mi annovererò mai il diritto. E ci hai messo il nome, però? Non ci ho messo il nome, vedi che è disinformato e non conosce. Avevamo il cartello. Beh, il nome ce l'hai messo. No, no, ci avevamo il cartello. Andiamo a vedere, dai, prendi la Skills Italia. Vediamo che striscione c'era. Andiamo a vedere che striscione c'era. Volete vederlo? No, allora la gara. Io non mi prendo il video su YouTube dove la gara è stata venduta come una collaborazione. Collaborazione? E lo sto dicendo. Ma non è il tuo nome. Ma certo che c'è. E tu hai detto appena adesso di no. Non è una gara. Lui vuole dire che io organizzo male. Hai sentito cosa sta dicendo? E neanche conosce cosa organizzo. Allora la gara in sé, che un ente, un utente vede. No, 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 qua la dipinge bene Mangiafuoco. Dove lui organizza le sue. Allora Domingo adesso fa un video sullo squat. Arriva uno, dice delle cazzate. Le cazzate, per dire, le ha dette Domingo. No. Avete capito la differenza? Invece il signor Domingo, che sa bene destreggiare con chi non riesce ad ascoltare, cerca di manipolare. Che cosa mi ha fatto incazzare a me? Quindi vi abbiamo spiegato tutto il cappello. La polemica di Forense è stata giusta sulla pesa, era fatta da cani. Okay. Il problema è stato. Aspetta, cosa? La domanda preiniziale era: ma perché te la prendesti allora? Perché ho visto una reazione nel momento in cui c'è stata la famosa aggressione. Io sono arrivato lì così, ridendo. Allora ragazzi, e ho visto, non so io adesso com'è fare nomi, non fare nomi, non lo so. Al suo punto fai i nomi perché... Allora. Ok. C'era e Forense che hanno avuto appunto questo incontro. Forense ai tempi disse l'aggressione, ne abbiamo parlato abbondantemente. Non è che io dissi ci fu un'aggressione, no. Perché è stata testimoniata, ci sono i testimoni oculari. Lui ha fatto delle interviste, io non ero d'accordo sulla tipologia d'aggressione, abbiamo discusso. Ma non è opinabile. No, sto raccontando. No, così no. Ah, però, ma cosa vuol dire? Infatti abbiamo discusso su questa, Domingo, perché io avevo detto se uno ti fa così non è aggressione. Non ha fatto così. No, sto spiegando come è avvenuto. Ma le mani addosso, Simone, ti denuncio. Allora, per questa è un'aggressione verbale, sta alzando il tono di voce. Sentitelo, guardatelo come si agita. Ha messo le mani aggressione? Addosso. Aggressione. Ha messo le mani si è sentito aggredito. Cosa è stato brutto? Era un'aggressione. Sì, se io ti faccio dire, oh, ma tu che c'hai con me? È aggressione. Simone, chi sei tu per dire a me spiace che cosa? Che qui non ci sia a parlare. Questo l'ho sempre detto. Ovviamente, io te l'ho detto di invitarlo. Perché io non può descrivere come andate le cose, no? No, perché c'è la sua versione, non c'è la versione di Domingo che dell'aggressione adesso? No, la sua versione, io ho parlato 50 volte di questa aggressione. C'è stata o non c'è stata? Secondo me c'è stata da parte dell'organizzazione, che in qualunque modo non deve fare gli atteggiamenti che ha avuto adesso Domingo con me. Aspetta, quindi mi ha fatto così oppure no? No, ero lì, l'ho visto. Ero lì. Tu, scusa, e mi hai spiegato l'aggressione. Live, tu hai mimato, hai detto tu ha fatto così. Ho sminuito l'aggressione, l'ho detto. Okay. Oh. Perché hai Perché secondo me in quel momento, come ho detto nella live, stavano accentuando la cosa. Quando ho parlato con Forense, poi dopo l'ho mimata come poi no, ma al di là del gesto di come è venuto, quando poi a mente fredda, mente lucida, ho ragionato, ho visto evolversi le cose, ho detto andiamo chiaramente a vedere com'è andata la cosa. Dove è stato l'errore? L'errore è stata nella pesa fatta male, fatta fare a persone che in quel momento non dovevano pesare. Quelle persone erano lì a collaborare. Andrea in quel momento chiamò delle persone che erano Casoria, Giuseppe Mandaglio, che tra l'altro saluto, che si sono rese disponibili. Loro non sapevano neanche cosa dovevano fare. E nella pesa è andata avanti. Ma è andata avanti così. Di mettere a selezionare le persone. No, no.
La Skills Italia 2022 è una gara del movimento Calisthenics in collaborazione con Calisthenics Brain. E tu ti sei fidato di questa persona? Io lo rispetto come persona, l'ho sempre rispettato. E non è che vado a giudicare una persona per degli errori, attenzione, ma sono sempre per la verità. Ma è il partito scegliere i candidati? No. No, perché se tu fai una campagna e la fai in collaborazione è diversa da fare una campagna per il proprio partito. Se io prendo Domingo per promuovere un mio prodotto, io sono capo ed è mia responsabilità decidere Domingo. Se io partito mi coalizzo con altri partiti, devo anche sceglierli bene, pur collaborando con loro e non essendo parte mia. Dipende se è un nuovo progetto, lo puoi supportare, vedere come va la cosa e decidere se portare avanti la collaborazione. Questo si può fare, ma non prendere le accuse di un partito che non conosce neanche le cose, così che arriva, che comunque io ho voluto anche la sua opinione, in questo caso parlo di Domingo, perché volevo dare parola a tutti e lo trovate il salotto, lo potete andare fino a quando a non vedere. Hai disattivato tutti i commenti sotto le live. Perché Domingo, avendo più follower, praticamente c'erano tante persone che hanno cominciato ad accanirsi in modo proprio aggressivo. Bastava selezionare i commenti, non cancellare anche quelli a tua difesa. Tu hai cancellato tutti. No, li ho disattivati. Il bambino con l'acqua sporca. No, non li ho buttati con l'acqua sporca. Io semplicemente ho disattivato i commenti perché erano veramente tanti di aggressione. È censura. No, perché altrimenti avrei tolto. Portando la tesi di Forenza in sua difesa e tu hai detto prendiamo tutto al suolo. Perché io avevo ricevuto tutto a fil di spada, come disse Giosuè. Ma Giosuè la stai un po' manipolando, caro Domingo. No, mi è piaciuto l'episodio di Giosuè Barabba. Sei tu quello che sta in dominanza. Con l'acqua in mezzo, però, vedi? Sì, col simbolo fallico. Perché? Simbolo fallico. Vedi che la conosce la manipolazione, allora, ragazzi. Perché avevo il microfono. Guardate come si chiude copre. Io avevo il microfono in mezzo dagli Street Gorilla e tu hai detto che stavo manipolando loro. Ma stiamo parlando di. Se volete, accendiamo un dibattito tra me e Domingo. No. Se non vi interessa la. Però tu pensavi che io stessi manipolando lui per colpire te nella schizza. Sta manipolando adesso la cosa, no, sta manipolando. La tua accusa. La mia accusa di te di manipolatore ci sarà sempre, ma ho detto che tu non fai delle manipolazioni sempre a fin di male. Ma Domingo, c'è qualcosa nell'ambito Skills Italia secondo te? Cioè ha influito la presenza di Domingo? Sì, questione? Domingo mi ha fatto riflettere, devo dire. Domingo, per quanto è una testa di cavolo, nel senso, ma gliela bacio sempre quella cucuzza, perché comunque dipende come va. Cioè Domingo non è un cattivo, ragazzi, è... Lo descrivono così. È la biblioteca d'Alessandria, l'ha fatta lui. Lui è un sultano, fu uno dei re di Roma. Però oltre a quello, no? Quando riflette ha detto una cosa in live. Mi fa: Simone, tu stai mettendo tutto te stesso per difendere, in questo caso non ha preso una posizione. Quello mi fece incazzare a me. Io ho preso comunque la posizione di Andrea. Del giudice e tu dovevi essere sempre. Si è rimosso da solo, si è detto mi tolgo, ha cambiato anche disciplina. Dopo, non per tua scelta. Questa cosa mi ha fatto star male a me, lo dico, mi ha fatto star male, ma questa cosa a livello mediatico io non volevo che andasse a discapito di Andrea, che comunque reputo una brava persona. È andata a discapito tua però? Sì, perché ho le palle grosse, io ce le ho grosse, sono qua a parlare, se no non venivo. Palle, vuol dire prendere una posizione scomoda, non troppo facile per difendere la propria azienda. Simone, però se la tesi della tua live andava avanti... Avere le palle vuol dire presentarsi sempre quando c'è da parlare, caro Domingo, e tu lo sai bene, ci sguazzi su queste cose. Le palle vuol dire cacciare una persona che ha fatto un illecito e preservare chi ha subito un'ingiustizia. No, perché la gara l'ha creata Andrea, la gara era un'idea di Andrea. Andrea ha scritto il regolamento, ha creato le combo che attualmente ancora utilizziamo, perché abbiamo proseguito adesso il progetto. Quindi della Skills Italia Andrea, completamente stravolta le colpe. E voi prima mi avete detto perché hai parlato di Caruso, perché Caruso attualmente è il giudice della Skills Italia. Quindi vedi, caro Domingo, che se non studi la storia non puoi parlare. Ennesima volta. C'entra però. Come? Ma cosa c'entra? Perché Domingo mi ha detto: tu organizzatore, ho preso un qualcosa che andava male, l'abbiamo riformata tutta, correggendo tutti gli errori. Sì, vabbè, e c'è il nuovo progetto. Così, se io non facevo quel video, non succedeva niente di tutto ciò. No, aspetta, perché. Praticamente stava passando appena finito l'evento, è andato tutto bene, tutti felici. Tranne per qualche polemico che sarei stato io. Questa è la bella domanda. Aspetta. No, non banalizzare, Domingo, questa cosa che è un concetto bello. Scrivo. Cosa sarebbe? Questa mi piace.
cosa sarebbe successo se Forense non avesse fatto quel video. Bel punto di domanda. Sarebbe successo questo? Che nessuno può saperlo realmente. No, sto riflettendo, mi è piaciuta la tua domanda. Ancora con te? Allora, Mantello sarebbe venuto probabilmente, per come la vedo io, magari a fare ancora il giudice. Mettiamo che non sarebbe successo nulla, no? Classico. Però non, classico, tu saresti stato penalizzato. Beh, io no, aspetta, non sarebbe successo l'evento con te se lui non fosse venuto, diciamo. Se io non avessi fatto quel video, semplicemente. Allora, il video di contestazione ha messo in luce questa falla. Quindi Mantello si è tolto, ma non si è esposto, come ha chiesto di non esporsi. Sì, peccato che quel video di contestazione no, aspetta, il focus era di essere stato fatto solo per Domingo avere visibilità, sì, e ma peccato di infamia, perché no, non cosa denuncia, tipico atteggiamento del sud, di quelle parti. E guarda caso, perché attacchi una persona che non è presente? Allora lo chiami e ci fai un video con lui. Lasciamo stare Andrea che non è presente. Perché non lo chiami? Perché non lo chiami? Dammi il suo numero. Dammi il suo numero, lo chiami. C'hai là su Instagram? Ce l'hai il suo Instagram? Ce l'hai il suo Instagram? Ce l'hai il suo Instagram? Lo inviti, ti fai una storia e lo inviti. Lui deve invitarlo. Tu lo vuoi, lui non ha detto di chiamarlo. Lui lo voleva, l'abbiamo beccato ieri. Vi siete visti? Io non c'entro, lui deve beccare. Ragazzi, però, tanto, cioè, si può parlare benissimo anche senza Mantello, che non si è mai esposto. Cristian non sei venuto a salutarlo. Perché Domingo tu non l'hai salutato? Io non devo salutarlo, io non lo conosco. Io saluto sempre tutte le persone e ci parlo. Però ragazzi, qua si parla, cioè, che cazzo c'entra la realtà, Forense, la realtà. Ho capito. Però se io non avessi fatto quel video, se io non ti fossi venuto a contestare, bella domanda, ed è per questo che io ho sempre apprezzato Forense. Non ne saresti manco venuto a sapere, perché tu hai informato io lì alla gara che succedeva. Quindi vero così come vero era. Ma infatti io apprezzo sempre questa tua capacità di analisi. Hai detto che hai fatto tutto per fare le visual, hai fatto terra bruciata attorno a Forense. Tutti quanti Gorilla erano contro di lui, tutti contro di lui. Ancora perché adesso, cioè, alcuni adesso pensano ancora che io abbia perché per la visual, perché l'ho fatto solo per, certo, lui fermi, chiariamo questa cosa, butti troppi argomenti sopra. No, allora, argomento Street Gorilla, grazie che hai denunciato, no, grazie un po'. Allora, argomento Street Gorilla, se ne parla se vuole con i diretti interessati, se vogliamo fare un confronto io Domingo. Qua stiamo parlando. Cazzo. Ecco il fato, vedete? Vedete l'energia qua che c'è? Che qua era, si è spostata. Ha cercato di attentare a qua c'è stato telesmunto. Vedi, c'è ancora dei dissidi. C'è ancora dell'astio. Qua c'è stato telesmunto, ragazzi. C'è stato telesmunto ieri notte che ha fatto una macumba. Cazzo, la seconda aggressione questa. Allora, questo non vedete. Non vogliono ascoltare, le cuffie sono cadute, ricordiamo. Le cuffie che non vogliono ascoltare Domingo, ragazzi. Voglio sapere la verità. Ma la verità secondo Domingo, la verità secondo Domingo, ha denunciato ed era un infame. No, solo per delle sporche viste. No. Te che io e lui facevamo una satira. Allora, il concetto è che non tutte le persone si prestano a parlare dal vivo, ragazzi. Voi che state ascoltando, no, un'altra cosa. Non secondo nessuno Simone, dica. Lui aveva fatto questo tipo di video perché influenzato dal fatto che io facevo il denunciatore. Ah, Domingo, no, aspetta. Ma è quello che era manipolato. No, le ho sempre fatte. No, in modo più acceso. Questo però è un altro concetto, non della Skills Italia. Avevo fatto mica in quarantena che mi cacciarono fuori dalla chiesa, feci un video davanti alla chiesa. L'avevo già manipolato all'epoca. Ma non ti conoscevo neanche. Ma c'era una manipolazione. Domingo era già nato dal salotto, è vero, già stato scoperto dai non nato, non voglio annoverarmi senso, il diritto dai di averlo creato, però sicuramente le origini. Ho copiato Domingo per no, video. No, io posso, se mi lascia parlare Mangiafuoco, perché sennò devo difendere i bambini dell'isola che non c'è. Mangiafuoco comincia con i suoi show. Studia intanto la storia delle skills e capisci un attimino come funzionano, Domingo. Perché io non vengo a parlare di powerlifting e se tu sei campione o no. Sei tu quello che deve capire come funzionano le gare, dato che lo so bene, infatti, visto. Skills Italia 2023. Ma quando sei finita? Dove? Non è nelle mutande l'acqua. Non nelle tue, ma nei tuoi atleti che gareggiavano lì. No, era il signor Abiko Show, il samurai, che preso dall'euforia. Non solo. No, Abiko Show è stato però quello che è scoppiato il caso dell'acqua. No, guarda che c'erano diversi, ma. Ma è Abiko Show che l'ha lanciato il coso dell'acqua. Ah, l'ha detto lui a tutti. Di non l'ha detto, lui Abiko Show è andato. Che salutiamo, povero samurai. Liu Kang, Liu Kang. No, dai, salutiamo Abiko che è un grande atleta. Lui ci teneva a gareggiare nella categoria più alta. Quando Forense ha tirato fuori la contestazione, erano tutti terrorizzati, perché poi ognuno ne fece di necessità virtù. No, ma io voglio gareggiare in quella, perché vedevano i punteggi più alti nelle categorie inferiori. Ma è successo il panico. A quel punto Forense si incazzò, Mantello era lì a fare i calcoli. Io ho detto: prendiamo il microfono, pesiamo con Mitch Casoria davanti
alla struttura chi effettivamente è di quella categoria. A quel punto Forense si sentì preso per il culo, perché in quella fattispecie Mantello, lui lo descrisse, disse, non mi ricordo se era da Bico, ma bevi, bevi, torni in categoria. Quindi la situazione no, era Mandaglio, degenerata. No, Mantello, Mandaglio. Mandaglio, scusa, Giuseppe. Mantello era nella cabina. Scusa, scusa, non volevo... Non frega un cazzo dei nomi. No, che no, no, non dei nomi, non è un processo. Io ho chiesto scusa a Forense. Io ho chiesto scusa. E lo assolvi a tutte le accuse. Io ho chiesto scusa a Forense. E lo assolvi a tutte le accuse. Io, aspettate un attimo, posso parlare? Io volevo capire se, da, se lui ha visto anche qualche per mio errore. Che ancora lo odino per causa tua, della tua live... Di merda. Le, allora, fammi la domanda Forense. Oh. No, no, la live, attenzione. La live è lo stesso motivo del video. Io non mi sottraggo da chi vuole parlare. Mi sottrai ai commenti che hai disattivato, che tuttora sono disattivati. Perché parlo con la gente che nonostante conta. Abbia risolto. Parlo con la gente che conta. Ancora i commenti gli danno fastidio. Perché parlo con la gente che conta, non con i domingoloidi che seguono allora il tuo avere. Non canale pubblico se non fai parlare i commenti. Perché no? I perché commenti sei, quando sono... Vai, parla. Tu decidi chi può commentare e chi no? Adesso chiudi, non mi sta bene. E qua cos'è? Quando sono offensivi, quando sono offensivi allora per la persona li blocco. Gli offensivi non puoi radere tutti al suolo. Non ho il tuo tempo purtroppo da dedicare alla censura dei commenti, quindi ho disattivo. Simone, un canale come il tuo non fa 500 commenti come sì, il mio. Sì, in un video del genere è peggio del tuo. Vediamo quanti commenti sono. Beh, verifica. Non ce l'ho il coso col cellulare, per te l'ho già spiegato 50.000 volte. Va bene, pausa, vado a prendere la. Dovremmo andare a fare un video allora. Dovrete rispondi diretto senza creare altro, perché tanto la gente che non l'ho creato vedere. Io, è Mangiafuoco che no, tira fuori Gorilla e quello. Ma volevi raccontare dagli albori come nacquero le certo cose. Fondamentale, perché Caruso adesso ma è il giudice. Il contesto c'è già, perché c'è già stato tutto il pregresso, tutti i video pregressi, quindi la gente ma non le sanno se arrivano gli ospiti di Mangiafuoco cominciano si il powerlifting, si fa la pesa quando modo, dormo succede che successe sia alla Skills Italia sì. Che fuori su quello che divulgai mi dispiaciuto per te sì. No, cioè, no no no, la domanda è ho detto o fatto qualcosa di sbagliato? Perché no, col senno di poi no. Ok. Col senno di poi no. Okay. Infatti ci tengo a dire questa cosa. Io ho invitato. Questo possiamo parlare. Però, no, 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 ci tengo. Era per chiedere seriamente. No, ragazzi, allora. Adesso aspettiamo che Mangiafuoco beve, così non mi interrompe. Cosa è successo? Io ho aspettato quando ho qualcosa con una persona, in questo caso con Forense, abbiamo litigato, ma perché io ho tirato fuori quella contestazione e mi ero ritenuto offeso. La situazione è degenerata. Cioè, ti penti? Mi pento, mi pento di com'è andata. Ok, boh. No, assolutamente. Io quello che ho detto poi in privato con Forense, io mi pento di come. La domanda, la risposta è esaustiva. Col senno di esaustiva. Col senno di è arrivato, Mangiafuoco. Mo' cambia gli argomenti. Dopo aver capito lo sbaglio, cosa avresti fatto? Questo è interessante. Avrei preso Forense, avrei preso Mantello e avrei preso Palumbi, come ho fatto nella live. In una live ragionata, non emozionale, emotiva appena successo tutto il fatto, perché io guardai il tuo video in live, giusto? Non l'avevi ancora visto, l'hai guardato in live. Ed sì, dico, l'ho guardato in live, che ero tutto come oggi, no? Sì. Che però oggi sono ponderato e devo ringraziare Domingo perché mi ha vaccinato, cioè Domingo mi ha dato veramente un'ulteriore capacità, l'avevo detto, gli ho fatto le storie, lui pensava che lo prendessi per il culo. Perché non hai ascoltato il parere delle persone a te più vicine? Perché tu in quel momento in quel momento avresti affossato una persona come Andrea. Io non avrei affossato nessuno. Lui l'avrebbe affossato, non c'entravo no, niente. No, 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 tu mi hai detto in live Mantello. Io ho detto solamente di cacciarlo da come giudice. Non l'avrei mai cacciato, io non sono fatto così. Ghigliottina Mantello. Io non dici? Sono fatto così, io non sono allora un despota. Allora lasciamo che lui venga ghigliottinato e Mantello. Tu hai liberato Barabba e hai condannato Gesù alla croce. Ah, il paragone di Barabba. E sì, ti sei levato le mani parlato. Come Ponzio Pilato. No. Questa è la verità. Sì, invece. Perché Ponzio Pilato fece tagliare la testa in onore della figlia. Invece no, invece no. Io non ho fatto tagliare la testa, perché lui è ancora vivo. L'ho lasciato. Allora, però c'è da dire che hai messo in croce Forense. Aspetta, però c'è semmai sul palo, Simone, non sulla croce. Se la tua dati due droni, io ero il secondo. Se la tua narrativa, tu Domingo, vai, vai, lo voglio sentire. Se la tua narrativa però funzionava, ovvero quello di smentire ciò che dissi. No, perché non ha funzionato? Perché Mantello quella sera non entrò in live. Quello sto dicendo. Ma supponendo che ciò funzionasse, cioè si occultava la verità. No, 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 io non altrimenti non sarei qua. No, no, aspetta. Però tu in quella live lì cercavi di smentire ciò che io dicevo nel video. In quella live, non adesso, in quella live. Cioè avevi sminuito l'aggressione e detto ma che sì, in realtà non era proprio andata in quel modo. Se ciò funzionava, in realtà si ritorceva. Allora, aspetta, sminuire. No, 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 aspetta, sto ragionando. Sminuire l'aggressione. Due giorni ragazzi, due giorni che parlo. E il caro Domingo lo sa. E lui casualmente fa
questo video è reduce da quando due giorni di Strentino. Diciamolo, diciamo quando lo fa. Venerdì sera non arrivo io venerdì sera a farlo il video, perché non l'abbiamo fatto venerdì? Perché non l'abbiamo fatto venerdì che c'era anche Mantello che poteva venire? Quest'uomo è talmente paranoico che è convinto che abbia spostato l'appuntamento venerdì, facciamolo lunedì, fosse stanco perché non le tagli queste cose forense, però vero? E c'ha la voce alta. Queste cose qua non le tagli, vero? Il microfono. Cioè lui vive nella paranoia totale. No, lui vive nella realtà. Sì, e sradica tutto. Vedi, eccola la marchetta. Domingo manipola forense, quindi la marchetta ha accentuato la denuncia. La marchetta. Domingo era presente persino marchette Doom. Doom manipolato Mantello. Doom 64, cov'è? Doom 64. No, c'è Vulcano Fitness se vuoi. Vulcano Fitness non ti ha dato il codice perché tu sei paranoico. Ah, io sono paranoico. Sei paranoico perché vuoi i tuoi brand. Non me l'ha mai mandata. Ah, ci metto due secondi. Vogliamo fare la Domingo Cup creata da Simone Crudo con Domingo Poliandri. Con quale attrezzatura però? Ragazzi, vediamo che... Con dischi non colorati? Con bilancieri che flettono? Con la zigrinatura che manca? Il signor Domingo non conosce i concetti della meccanica. Il rack si parla di meccanica, lui che organizza gare senza attrezzatura regolamentare. Ma vuole diffamare le altre attrezzature? Ma tu vuoi vedere l'attrezzatura che vuoi utilizzare tu per fare la militare? Regolamentare per la Domingo Cup. Ma non esiste, perché l'ho creata io la Domingo Cup insieme a te. La Domingo Cup è il mio nome, io metto la faccia. La Domingo Cup può essere anche un nome. A differenza tua, io non prendo collaboratori di cui non sono la certezza che le cose vadano bene. Io non voglio prendere un altro collaboratori o collaborazioni per farsi in modo che dopo un collaboratori si sbilanciato durante la gara per colpa dell'attrezzatura che tu non hai controllato. Simone non è capace di collaborare. Ha finito perché non è capace di collaborare, perché lui l'attrezzatura regolamentare la inventa, decide lui quali normative devono rispettare, non ne capisce niente. Perché pensate che mi ha consigliato di stabilizzare un rack con un binario scorrevole quando la gente fa muscle up con 50 kg? Certo, non sa neanche cosa sia il muscle up, non sa neanche come si appende la zavorra. Lui tira. E tra l'altro il vincitore, io parlavo della... dello squat della military, non certo del muscle up. Domingo viene... Cup. Se tu devi fare la military press, converrai Simone che siamo tutti diversi di altezza. E cosa usi per fare una military, stabilizzarla? Che lo ha usa... due ganci. Ho visto l'altra volta l'atleta che ha dovuto sganciarlo lui. Lo abbasso e lui deve rimetterlo. Cioè l'atleta deve faticare quando dovrebbe fare tutto la macchina e lo spotter. Questo vuol dire non mettere a cuore l'atleta. E infatti un atleta è stato messo a rogo. Manipolazione di un dell'informazione. Attrezzatura falsa, manipolazione, Simone, dell'informazione. E lui sta strumentalizzando durante, eccolo, guardate, osservate il gesto, guardate Twitch di della Strength War, dove si vede io, è lì che voleva arrivare la marca. Ecco il vero Domingo, e questo dimostra che Simone smascherato, ha smascherato, smascherato, sagre di paese, smascherato, e questa smascherato, hai utilizzato forense, hai utilizzato tutto, smascherato, ha permesso di inquinare anche la Skills Italia, smascherato, è uscito Mantello, smascherato, ma di come Simone organizza le gare in un modo non professionale, smascherato, perché sono convinto che se io venissi a controllare tutte le Strength War, smascherato, probabilmente qualche illegio, così era quando Xavier ha fatto lo squat, così era lì. Era e lì così. Oggi, dopo aver visto due campione, giorni di campione alla Strength War, posso confermare che la Strength War e qualsiasi cosa che sia da Simone viene fatta alla sagra di paese. Che lo perché? Deve fare. Perché deve fare le marchette, perché non è capace a organizzare. Perché quante volte è venuto a Cantuasnago? Quante volte è venuto Domingo Poliandri a Cantuasnago? E quante volte è arrivato Domingo? È arrivato! È arrivato Domingo Poliandri! C'è il panino la Domingo. Il panino Domingo Poliandri con i bambini, con le famiglie, è bellissimo. E venite numerosi, ma non aspettate, venuti numerosi uscire, perché c'è lo spettacolo di Mangiafuoco. Non aspettate di uscire con un titolo, perché non, ragazzi, fare un riesco a controbatterlo dopo due giorni che presento. Due giorni che presento. Guarda 33 30 di trottare a Trento, tutti e 33 trotterellando a pelle figlio d'Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tu vostro onore, guardate qua la contestazione, ragazzi. Stesso metodo che ha utilizzato nel video di Gaggi Yatarov, non se lo cagava nessuno, è andato davanti al tavolo, ha fatto lo stesso teatrino e si è messo a fare le domandine come si fa a fare l'arm wrestling. Gaggi ha preso, è andato davanti, ha fatto da conduttore, è andato da Gaggi, è morto adesso. e adesso faremo se lui vorrà un'altra cosa.
cosa. No, aspetta, puoi ripetere? Un'altra cosa. Guardate che là che gli ho dato, puoi ripetere quella cosa che hai detto prima. Bam, adesso la ripetiamo bene. La ripetiamo bene. No, no, ripeti, ripeti. Ho avuto il cellulare anche, ragazzi. Cosa ho detto nel video di Gacci? Allora, nel video. No, aspetta, aspetta, che stavo finendo il concetto. No, ripeti. No, c'è una prima. Ripeti. Allora, faremo, se volete, commentate qua sotto. Ascoltami. Ascoltami. Commentate qua sotto, se volete, un'analisi di questo. Cosa hai detto? Hai fatto come nel video di Gaggi? Cosa che ho fatto? Ripeti? Nel video di Gaggi ha fatto una maestria, no? Domingo adesso voleva dimostrare la superiorità nel confronto. Ma cosa ho fatto nel video di Gaggi? Nel video di Gaggi, Domingo, a un certo punto, sì, e l'hanno notato tutti, sì, e a me è piaciuto, perché a me piace questa cosa. Ha preso, ha cercato di prendere la scena nel video di Gaggi. Il microfono, giusto? No, ti ho dato il microfono, avevamo due microfoni. E poi ho intervistato la... È andato a intervistare. Il problema... Ho fatto un sacco di domande sulla... No, ma il problema è che poi cos'è successo? Questo è il video di Gaggi, giusto? Però non si vede tutto, non l'ho ancora visto il video di Gaggi, andatelo a vedere. Ah, e qua ti volevo, Simone, perché vivo. Nessuna di quella scena è stata filmata. Io ho fatto tutto a gratis, senza che nessuno avesse accesso la telecamera, perché mi faceva piacere che tutto il pubblico dell'evento imparasse l'arm wrestling. È gratis, non perché chi me l'ha fatto a pagamento? Non c'era una telecamera, quindi questa accusa è falsa. Ah, l'ho toccato, guarda come allarga le gambe. Tu non hai visto il video di Gaggi. Perché avevo, cosa, e due giorni di presentazione. Cosa falsa. No! Io l'ho fatto per voi, per ferma, il pubblico, perché ne parleremo. Videocamera. Ne parleremo, ragazzi, perché questo è un argomento piccante e l'ho toccato, l'ho toccato. L'ho toccato. Il video di Gaggi alla quale si fa riferimento è la sfida contro Luigi Telesmunto fatto a Cantù a Snago durante la Strength War sull'arm wrestling. I due, dopo mesi di hype sui social, si sono sfidati in una battaglia a braccio di ferro condotto da Simone Crudo con tanti spettatori presenti alla Strength War. Durante l'esibizione, fuori dalle videocamere, Domingo Poliandri ha intervistato l'arbitro che arbitrava la sfida tra Luigi Telesmunto e Gaggi Yatarov, conducendo uno spettacolo per il pubblico. Io stesso presente ho assistito a quell'intervista alla quale Simone ha fatto riferimento e che da parte di Domingo sia stata una strategia per prendere attenzioni sul suo video. L'intervista in questione non era in realtà una componente del video di Gaggi, difatti non è stata inserita. In questo caso Simone ha erroneamente creduto che quella parte fosse invece stata presente e che ci fosse stata una sorta di premeditazione nell'inserirla. Simone, ti invito a vedere i video prima di io ti invito in un confronto con Gaggi Yatarov presente, Domingo, e lo vediamo com'era. Ragazzi, no, non taglio queste parti qua, solo questa è fuoco, allora. Ma che fregato, che spettacolare. Quando mi hai detto, che ho acceso la telecamera di Gaggi, ho detto, porco Dio, me l'hai regalata. Ok, allora, vabbè, in questo video qua abbiamo parlato di tantissime cose, quindi la questione è schifosa. Ma ci credo, come fai a non parlare di tante cose? Passa di palo in frasca. La giuria può deliberare e dare la nuova condanna, no? Sì, Domingo Lloyd arrivano, tutti quanti. Condanna a chi? A te, cioè adesso, questo è un processo rifatto. Ah no, infatti, ma vedi che... Per arrivo di nuove prove, no? Eravamo qua a parlare. Simone, qua a parlare se tagliare la testa a Forense o meno, oppure se qualcuno l'avesse tagliato o meno, e abbiamo detto, questa era la conclusione. Ma Domingo ha aperto un'altra discussione sul video di Gaggi dell'arm wrestling, che quello mi piacerebbe parlarne. Tu l'hai aperto più oggi. Io mi sono corretto. Hai detto che io ho sfruttato una cosa, non c'era nessuna telecamera. Dai, allora facciamo l'intervista. Facciamo l'intervista tutto di com'è andata. Io non ho fatto niente, è tutto fuori casa. Beh, se Gaggi lo vorrà. Se Gaggi lo vorrà. Aveva già fatto l'outro. Ma vedi, Simone, tu parli senza vedere i video. Io parlo vedendo la realtà. Tu vivi nel social. Tu vita nei salotti, personaggi. Vita di Domingo. Senza averli conosciuti. Sì. Vita di Simone con 300 persone davanti. Perché lui non ha tempo di informarsi su chi è Domingo. Perché ho tempo di stare con le persone reali. Su chi è Federico Sanna. Ho tempo di stare con le persone reali. Comunque. Dopo un anno, vedi come non risponde? Ho tempo di stare con le persone reali. Non risponde. Si parla di una cosa virtuale ora. Non è che ti parlo di come stai con tua moglie. Io non ho mai avuto mogli. Come te, del resto. Abbiamo una cosa simile. Stai sviando il discorso. Non sto sviando, sto usando la tecnica Domingo Lloyd. Devi deliberare la nuova. O assoluzione o condanna. Skills Italia, un anno dopo. Ragazzi, Simone fa un caldo allucinante. Viene condannato. Ovviamente colpevole per tutte le accuse. No, ma che condannato che mi hai detto che io non c'entro niente? Allora, favoreggiamento a un noto criminale, Andrea Mantello. Allora, favoreggiamento è favoreggiamento. Allora, ecco, e Forense viene. Allora, andiamo. Favorenze viene assolto da tutte le accuse.
E questa, ma lui è diventato giudice adesso. Chiunque adesso, o è il PM, chiunque il PM di quelli adesso, che, letterina di mantello, è il PM. E voi Street Gorilla, dico a te Domenico Venditto, Claudio Paradiso e anche tu Toretto, che mi hai detto non si fa, e tutti quelli voi accolti, cosa non si fa, che però Simone ha scatenato questo inferno dovete assolvere anche voi il vostro cuore, ma come strumentalizza l'anima del vostro fratello, strumentalizza forense, guarda, è stato qua colpevolizzato, condannato a morte senza nessun processo, nonostante le prove, non ha proprio seguito, nonostante le prove erano, guarda come parla, non ha seguito la vicenda e cosa stiamo dicendo, nonostante noi stavamo, io come avvocato pro bono suo lo abbia difeso, come giustamente ha detto forense, certo, senza avere certo niente in cambio, certo, nonostante lui pensasse, no, come l'hai difeso, ricorda come hai fatto a difenderlo, però chi ti ha fatto entrare in live a dire la tua e a dire tutte le opinioni? Era un tribunale pubblico, potevo entrare a difendere. Non no? Era un tribunale pubblico, era un tribunale pubblico. Un tribunale privato? Era un pubblica live, perciò chiunque può non entrare. Non accesso a tutti, però, accessibile, Simone, a tutti. Simone, tu hai sempre detto che chiunque può entrare nel salotto. No. Questo è il link. No. L'ho detto dal gruppo dei cavalieri, questo è il non link. Non c'era un gruppo dei cavalieri. Bravo. E quindi era accessibile. Quindi mi hai dato il link perché per entrare. Non è entrato. Vedi che ti ho portato. Avvocato. Chi doveva difenderlo? Ha detto accessibile. Guardate come manipola, Simone, la versione. Accessibile a tutti. Accessibile a tutti. Accessibile a nessuno. E alla fine riascoltatelo, perché questa è la chiave. Forense, sì, certo che lo assolvo, ma l'ho assolto dal privato. Quelli che adesso tu vuoi fare i processi, che sia tu vuoi fare i processi, vuoi dire i tuoi amici, tu vuoi fare i processi, vuoi dire i tuoi giudici, tu amici, vuoi fare i processi, i giudici Domenico Venditto, Toretto Company, Sargati Vulcano, tu vuoi fare i processi, dire e loro, mettere le marchette, vuoi dire a loro marchette, di non prendersela più, di non odiare Forense, ma nessuno deve odiare Forense, ma loro c'entra? Hanno ancora del sospeso, cosa c'entra? A me sarebbe piaciuto. A vuoi me sarebbe a loro, ognuno, io sono un indiano, io sono toro seduto, tu sei quello che arriva e conquista vuoi l'America. Vuoi dire alla telecamera, tu gli dici a destra quelli così, vuoi a sinistra dire tu, non io sono per la libertà, vuoi dire non per la tirannia, vuoi non per la tirannia, vuoi chiedere non per la tirannia, di tirannia, tirannia e tirannia avevi provocato, lo vedete, il tiranno parla sopra, parla vuoi sopra chiedere, poi scrivete che Simone parlava sopra a questo soggetto, scrivetelo, tutte le persone tiranno, amiche tue tiranno, via delle tue live tiranno, ora ancora conferenze tiranno e tiranno, possano fare un passo, guardate, dietro. Ha preso Gengis Khan come fosse lui, Gengis Khan si paragona, che è il Khan precedente adesso. No, c'è, non tagliarlo, no, ma cosa c'entra, lui si è paragonato a Gengis Khan, tiranno specifica. Cosa puoi chiedere a tutte le persone, a te amiche che hanno preso una posizione in tua difesa contro Forense, di ritirare tutte le accuse e di togliere tutto quell'odio e astio che... Ma guardate che con Forense... Allora, ognuno comunque sia... Bravo, pensa con la propria testa. Penseranno... No, però sono stati fomentati da lui. Ma che cazzo dici? Ma cosa stai dicendo? Che mi hanno scritto tutti, hanno visto tutto l'ambaradame e ognuno di propria indole, diciamo così, ha scritto un messaggio su WhatsApp. Domingo ha manipolato, tu fomenti... Ma fomento che? Io ho parlato in privato come Forense, ha parlato con tantissimi persone. Pronto? Guardate che poco. Pronto? Rispetto, riparla in live. Mantello? Pronto? Pronto, buongiorno. Sì. Signor Domingo? Sì, cos'è successo? Salve, nulla, sono Luca, la contatto per conto di delle cose a Sergio all'Italia. Sì, ma io sto facendo un video conferenza sulla questione Skills Italia ora. No, ho capito, scusa. Sto facendo un video conferenza sulla questione Skills Italia, se ci può un attimo. Pazzesco, ragazzi. C'è. Lei è finita dentro una trasmissione, signore, se può riattaccare. La posso ricontattare? Insomma. Non in live però, se allucinanti, vuole... Io ragazzi il cellulare. Siamo in mondo visione, signore. È caduto il gioco anche. Può chiudere, per favore? Chiamo. Non mi può ricontattare perché sono un uomo molto indaffarato. Forse ha sbagliato numero. Ho risposto. Buona giornata. Dai. Okay. Dai, rispondere durante un video anche. No, Dai, l'uomo più importante, il Khan. È il Khan, non è il sultano lui. Cioè, fatemi capire, il Khan. Simone mi accusa di essere un egocentrico, narcisista, manipolatore. Ma chi metterebbe mai la propria faccia nelle proprie banconote? Come tutti i dittatori. Da quanto? Da che taglio? Da 200 milioni. E qual è quella superiore, Forense? Tu che sei per la verità, per favore. Guardate, guardate come manipola.
Guardate, qual è quella superiore? Tutti sul libro parla. Qual è quella? Ma che la toglie? L'ha tolta a censura. Guardate, così ha fatto. Ha fatto così. Mettilo, chi è questo? Ignorante. Ignorante di ignorante. Non conosce questo soggetto. Ignorante, vuole fare le foto. Ma un cazzo, però. Doppio tutto. Uno. È quella più diffusa. È così che tratta gli amici. È quella più diffusa. Qual è quella circolante? Vedete che non capisce nulla neanche di finanza. Non conosce quella banconota da 500. Non sa che quella circolante da 200 circola poco, e quella che gira nei giochi è quella da 1. Vedete, non ho la voce, ma ho sempre testa per confrontarlo. Simone, stai divagando. Avete visto? Guardate, ha capito che ha perso. No, ha capito che ha perso. Qual è la banconota che circola di più, caro Domingo? Dica, dica. Guarda, parla troppo forte. Però, vabbè, glielo fa rispondere al signor Poliandri. Però si sta divagando tantissimo. Cioè, il tema era quello lì. Vabbè, insomma, qual è la banconota che circola di più? Voglio solo sentirlo. Sentiamo. Qual è quella da 50? Me la prende? Me la prende gentilmente? Me la prende? Quella da 50, Ma andiamo a verificare se è gaggio o no. La voglio verificare davanti a una telecamera, signor Poliandri. Signor Khan, andiamo a vedere. La può far vedere, perché altrimenti potrei manipolare la realtà. Prego. C'entra. Qual è la circolante? Gaggi Yatarov, quella che circola di più. Quindi Domingo smontato su tutta questa cosa. Abbiamo divagato per il signor Poliandri. Prego. Quello che hai detto, che mi sono messo la faccia sulla banconota da 200. Qual è quella che circola di più e che tutti vedono? Se ne frega, io non ho una faccia sulla banconota. Sei tu il dittatore che è sulla banconota. No, tu sei il Khan, io non sono. Tu l'hai detto tu stesso, io sono come gli indiani che lascio tutti liberi. È diverso, quindi... Ah, tu lasci la libertà di delinquere nelle gare, Simone, per il tuo atteggiamento perbenista e finto, come sempre ti ho accusato. Tu ti sei smascherato. Quante marchette hai fatto in questo video? Hai citato più volte altre organizzazioni. Io non ho citato nulla. Quindi... citato la Silent War, comunque sia. No, lui l'ha detta lui. Appunto. No, non io, No, ma non sarebbe un problema, non è un problema. No, è smascheramenti, parlavamo, quindi. Ad ogni modo. Vabbè. Ad ogni modo, quindi la questione Skills Italia, perlomeno tra di noi, in realtà manca un tassello importante che andremo a... Allora, esatto, io questo volevo specificare, ragazzi. Chiudere a Forenza il video e tu abbia parlato abbastanza. No, volevo specificare, lo decide lui chi deve parlare. Senti cosa ha detto? Colpevole. Senti cosa ha detto? Colpevole, esattamente, non è quello che... Difesa, ma tanto va in fine in galera. Ma che mia difesa? La galera non è nel mondo di Domingo. Finirete voi, i domingoloidi finiranno nel carcere dominghiano. Nel carcere dominghiano finiranno i domingoloidi, dove tu li governi e decidi, non qui. Certo, nelle tue paranoie notturne. Nelle tue. Quindi, Andrea Mantello, dicevi, volevi dire? Allora, questo video doveva essere fatto per chiarire il tutto con la presenza di tutti. Io mi sono prestato di Canduasnago, che tu oggi non ci hai permesso di filmare, caro Simone. Andiamo in Calabria a farlo. Andiamo in Calabria a farlo. Andiamo in Calabria a farlo. Quanti babysitter, quanti passeggeri. Andiamo in Calabria col signor Poliandri, allora. Anche il parcheggio davanti a Cadù, no? Andiamo in Calabria, allora. Ha occupato tutta la zona. Andiamo in Calabria. Guardate che non ascolta. Babilonia, praticamente. Lui si vuole inserire nei campus estivi, talmente egocentrico. Andiamo in Calabria, signor Poliandri, andrei a fare il video, allora. Andiamo. Vabbè, se Mantello vuole, andiamo. Andiamo. Per me va benissimo. Scrivete qua sotto. Andrea, se vuoi invitarci in Calabria, veniamo a fare il confronto lì anche con te. Se vuoi aggiungere qualcosa, perché poi lui non si è mai esposto pubblicamente. Io vorrei farlo esprimere qualora volesse. Comunque, la questione quindi è risolta. C'è stato quel... Sì. Assolutamente. Quando ho capito, Simone, io ci tenevo a questo video per dire che Forense... Vedi che l'ha proposto lui, tu manco volevi venire. Ragazzi, ma lo devo ripetere, 2 giorni di strength war, mi è tornata la voce per confrontarmi con Mangiafuoco e ancora parla. Simone si è prestato, dai. Oh, ma è pazzesco, eh. Anche se ha cambiato location l'ultimo momento, ma... Perché? Perché? Voi portereste Mangiafuoco in mezzo a dei bambini? Mangiafuoco. In mezzo agli orfanelli di Simone, perché Simone... Mangiafuoco, Mangiafuoco. Fai casini, io sono Mangiafuoco. Mangiafuoco, arrivo, venite, vi porto... No, ma... Pazzesco. La paranoia, ragazzi, vi porta a vedere cose che non esistono. Lui vede invece il troppo ego. Sì? Esatto, il troppo ego. Lui c'ha la banconota di $200 e io c'ho l'ego. Ma quella che gira di più non lo sa neanche qual è. Si deve idratare, poverino, perché ha dormito fino alle 2. Ha dormito fino alle 2 il poverino, no? Ovviamente sono sveglio dalle 8. Ma è l'altro giorno? Quando io sono andato a letto alle 3 e alle 6:18 ero in piedi? Quale giorno? Vedi, dimentica. Sabato sera, dove eravamo?
Ma quale sabato? Beh, sei già dimenticato. Sei svegliato alle 7. Ma non ci credo. Che è arrivato bello, era tutto freddo. No, no, davvero, davvero. Ma hai dormito un'ora più di me. Hai dormito un'ora più di me. Ragazzi, ancora mi sono. Comincia a monopolizzare, eccolo. Alle 6:30, alle 7. Io poi dormivo. Guarda, guarda. Ma poi svegliare alle 6:30 era già operativo. Mattino? Chi ci acconsente, quindi anche lui è d'accordo. Eccolo qua, voleva monopolizzare anche questo video. Ho manipolato anche il cane. Guarda, si mette in primo piano. Porca puttana, sono passato davanti. Va, le parolacce. E stava cadendo il karma. Il karma è arrivato, guardate qua. Gli ha detto, Domingo, stai esagerando. Stavo cadendo nelle follie di Simone. No, nel karma, che ha detto, Domingo, stai esagerando. Pazzesco. Vabbè, io io avrei chiuso qua, però... Posso dire una cosa, da influencer esterno, se dovessi vedere questo video, vedrei un Simone totalmente in difficoltà, in cui tergiversa con argomenti inutili, solamente per... Io da persona pensante che vedessi questo video, direi, ma Domingo, cosa c'entra... Cosa c'entra come il prezzemolo? Quello l'ho detto all'inizio, però l'hai tirato mezzo tu, Domingo. Perché Domingo ha diritto di parola e l'avrà sempre con me. Ma sicuramente, poi insomma... Io non censurerò mai Domingo Poliandri, nonostante i messaggi. Ma Simone, ma lui vuole fare... E non interessa, con me possono parlare tutti. Io non sono nessuno, a differenza del can Poliandri, per giudicare la classe sociale di una persona. Non sono assolutamente nessuno. E il signor Poliandri adesso si osserva. Se senza lui in presenza, in telecamera, lo spettacolo sia comunque... Comunque gradito dalle folle. Però che non è presente. Ma parliamone lì. No, vabbè, però vuole estraniarsi dal video perché insomma non c'è. Per la motivazione che ho appena detto. Esatto. Ok. Ma come muove il ginocchio? Sulla questione Skills Italia. Regi confronto forense, aumenta perché ti osserva. No, ma adesso chiudiamo. Ah, chiudiamo allora. Voglio andare avanti. Ma perché c'è il regista, quel grande regista, no? Che non sapeva. Chiudere 20 minuti fa. Non sapeva neanche dove mettere il gioco. Ma lo vedremo. Se non tagli, poi lo vedrete. Vabbè, taglierò qualcosa perché insomma. Ma io farei un documentario, guarda. Qualcosina taglio. Ad ogni modo, questo confronto probabilmente, se volete, se vogliono gli interessati, verrà magari riproposto con Andrea Mantello. Se, però la vedo una in Calabria l'ha promesso Elkan. Per me in realtà va bene un po' dovunque. No, no, in il Calabria, problema, in spiaggia. Il problema è che c'era molta confusione. In spiaggia in Calabria. Per me va benissimo dove cazzo si vuole. Tanto io, nel senso, cioè, non devo sai inventarmi chissà quale fatti. Cioè, la verità che è successa alla fine, concordiamo che quindi è ciò che ho raccontato, non ho inventato nulla. Questo qui era per chiarire la questione anche con tutti gli spettatori che, trovandosi un po' sbarellati, non avendo capito se c'è stato poi sì o no un chiarimento, perché in privato mi è stato chiesto, immagino anche a te, quindi come si muove avete chiarito, sì abbiamo chiarito, mi ha chiesto scusa per quanto riguarda tutta la questione che insomma ha avuto una reazione emotiva, quindi ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video, ciao, ringrazio anche il pubblico, ovviamente ringrazio il pubblico che è stato molto, un applauso, grazie. Grazie anche a te Simone per esserti prestato. Grazie a te, confronto. Ma figurati. Come vedete i confronti quando si fanno dal vivo sono totalmente diversi, anche insomma abbastanza accesi. Devono essere costruttivi. Infatti questo voleva essere un confronto costruttivo. Ci vediamo nel prossimo video, ciao. Madonna, come è andato, ragazzi?